Pietro, buongiorno. Buongiorno. Allora, eravate partiti bene a Salerno, i primi minuti sembrava che aveste approcciato la partita nella maniera giusta, poi siete stati un po' sorpresi da questi tagli davanti, da questi scambi dagli attaccanti, insomma, fino a prendere il gol. Sì, come hai detto abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo fatto il primo quarto d'ora molto bene, tenendo spesso noi la palla e creando anche due o tre situazioni importanti. Poi abbiamo avuto due o tre minuti dove abbiamo sofferto un po', come hai detto, queste palle lunghe, i due attaccanti che hanno dialogato bene e su una situazione di un lancio lungo hanno trovato il gol del vantaggio. Poi secondo me abbiamo risposto bene rispetto magari ad altre partite e abbiamo creato altre occasioni importanti come il palo di Gennaro, ma anche due o tre cross importanti che magari con un po' più di cattiveria potevamo sfruttarli meglio. Il secondo tempo siamo ripartiti secondo me molto bene, meritavamo sicuramente di più, peccato perché è stata una partita che dal punto di vista degli episodi non ci ha aiutato, visto che abbiamo preso anche un palo e una traversa, però ci aiuterà a crescere. Niente, dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo che dobbiamo migliorare tanto, ma siamo sulla strada giusta. Ecco, facile dare la colpa agli attaccanti quando non si segna, no? Perché ovviamente sono quelli che devono finalizzare. Però insomma sembra proprio che tutta la squadra in questo momento abbia un po' di difficoltà quando arrivano intorno ai 16 metri, non solo gli attaccanti ovviamente, perché anche i centrocampisti e voi difensori ci andate in area di rigore magari sui calci piazzati. Sì, certo, è un problema di squadra, certo non riguarda solo gli attaccanti, dobbiamo aiutarli e servirli sicuramente meglio per metterli nelle condizioni giuste per far gol, perché la qualità davanti non manca, abbiamo giocatori importanti e secondo me a Salerno abbiamo creato tanto, però anche, come ho detto prima, un po' di sfortuna, perché quando prendi un palo una traversa non è magari la giornata giusta, però ripeto, bisogna continuare così perché abbiamo creato tante palle gol e abbiamo messo magari tanti cross interessanti e ci è mancato giusto quel pelo sia noi difensori su qualche palla inattiva, che bisogna stare più concentrati, sia centrocampisti e attaccanti, potevamo fare un po' di più per trovare il gol che secondo me però meritavamo visto la partita che abbiamo fatto. Ecco, era la terza partita in una settimana, in 8 giorni, quindi come si sa spesso e volentieri si soffre nel secondo tempo, invece è sembrato anche che dal punto di vista fisico ci siate, insomma vi ho visti bene, finire bene la partita. Sì, no, fisicamente abbiamo lavorato tanto durante il ritiro, stiamo bene, abbiamo dimostrato in tutte le partite, anche sabato, nonostante come detto fosse la terza partita, c'era anche abbastanza caldo a Salerno, però abbiamo tenuto bene, abbiamo fino all'ultimo cercato di recuperare la partita, dimostrando comunque di essere una squadra di carattere, nonostante tutto. Ti aspettavi di essere titolare, insomma, già dalle primissime battute, visto che c'erano tanti giocatori, compagni di ruolo, insomma, con grande esperienza? Insomma, tu invece ti sei subito ritagliato uno spazio da protagonista. Ma sinceramente dall'inizio ho cercato di lavorare sempre bene, di fare quello che il mister ci chiede, poi sono consapevole che siamo un gruppo, soprattutto anche in difesa siamo tanti giocatori forti con molta esperienza e chi scende in campo può dire la sua e può dare tanto alla squadra. Noi in allenamento diamo il massimo, cerchiamo di mettere in difficoltà il mister. Queste prime partite sono stato bravo e fortunato a trovare spazio e cerco di farmi trovare sempre pronto quando il mister mi mette in campo. Rispetto a come l'avevi lasciato, Fabio Gallo, è cambiato nel modo in cui, nel passaggio ovviamente al professionismo, cioè ai grandi diciamo, è cambiato il modo in cui prepara la partita? Cioè, noti qualche differenza oppure insomma, è stato un grande déjà vu per te? No, lo trovo molto simile a come l'avevo lasciato in primavera. È ovvio che magari in prima squadra c'è da gestire certe gente più esperta, non è così facile come con i ragazzi, perché con i ragazzi poi non si hanno neanche pressioni ed è molto più semplice lavorare secondo me, però il lavoro è quello che facevamo in primavera e il mister, i comportamenti e l'atteggiamento è sempre quello che aveva in primavera, quello di trasmettere sempre
grande carica alla squadra e grande voglia di giocare e soprattutto di vincere. Avverti, tu che sei ormai un senatore, tra virgolette, insomma, l'ambiente sicuramente lo conosci benissimo, ma avverti qualcosa di diverso in quest'anno? Cioè il fatto che comunque il club abbia iniziato a parlare di salvezza, quindi non più di puntare alla Serie A, insomma, che ci sia questa partenza a fari spenti, è qualcosa che cambia nello spogliatoio, nella vostra percezione, oppure poi alla fine il lavoro è quello e quello si fa? Beh, il lavoro è indubbiamente sempre il solito, cioè quello di dare sempre il massimo durante gli allenamenti e cercare di raggiungere l'obiettivo. Partiamo a fare spenti perché siamo una squadra giovane, con tanta voglia di crescere, quindi magari ci vorrà anche un po' di pazienza in certe situazioni, secondo me, però abbiamo visto che l'ambiente, i tifosi ci sta dando una grande mano, anche dopo le prime due sconfitte in campionato. Siamo comunque usciti tra gli applausi al picco e questo ci ha fatto molto piacere, comunque ci ha dato forza e consapevolezza in quello che stiamo facendo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con grandi valori perché abbiamo fatto delle partite importanti e dei risultati importanti soprattutto in casa. Dobbiamo cercare di trasmettere in trasferta l'atteggiamento che abbiamo in casa, anche se secondo me a Salerno abbiamo dimostrato di giocarcela e potevamo sicuramente uscire da Salerno con un risultato positivo. Poi gli episodi non sono girati nel modo giusto. Allora io torno un attimo agli attaccanti. No, perché ovviamente quando fate le partite, insomma, in allenamento, tu li affronti anche come avversari, no? Quindi sai bene le qualità che possono avere. Fino adesso noi ovviamente valutiamo Granoccia per quello che può dare e che in questo momento non riesce a dare, ma ovviamente ha tutto il campionato ancora per tornare ai livelli dell'anno scorso. Più che altro sono gli altri che sicuramente hanno qualità che fino adesso non si sono viste. Intanto penso che Pablo stia dando una grande mano alla squadra, anche in fase difensiva, lavora molto e ci dà una grossa mano a tutta la squadra e anche noi difensori a far sembrare più facile la fase difensiva. E per quanto riguarda gli altri attaccanti, penso che Marilungo sia un giocatore che in Serie B possa fare davvero la differenza, tecnicamente molto forte, quando troverà la condizione migliore penso che già ci ha dato una grossa mano, ma ci aiuterà ancora di più in diverse partite. Per quanto riguarda gli altri attaccanti, penso che quando il mister li ha schierati in campo hanno sempre dato il massimo. Penso a David che in casa quando ha giocato ha sempre fatto bene, a Sole che quando è entrato a Salerno comunque ha avuto diverse occasioni e secondo me è entrato molto bene, e anche a France che è un attaccante molto forte e quando è stato chiamato in causa anche nelle prime partite in Coppa Italia aveva fatto molto bene. Bisogna dargli tempo perché non è facile Marini quando non si trova subito il gol essere fiduciosi, però con il lavoro e con la buona volontà e i consigli del mister riusciranno a darci una grossa mano perché il reparto degli attaccanti è molto forte. Adesso arriva al Bari, una squadra sicuramente in crescita che ha fatto buoni risultati nelle ultime due gare. Sarà come al solito una partita difficile perché credo che in questo campionato ce ne saranno poche di partite facili, forse nessuna. Sì, no, infatti partite facili non ce ne saranno in questo campionato, sarà un campionato molto equilibrato. Il Bari ha fatto sicuramente una campagna acquisti molto importante, sono una squadra molto forte, ma noi siamo consapevoli dei nostri mezzi, ci giocheremo la partita per vincere e davanti al nostro pubblico vogliamo dare una risposta al risultato non positivo di Salerno. Chi è che dei nuovi che ti ha sorpreso di più, cioè come non solo dal punto di vista tecnico, magari dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista del giocatore? Che insomma che ti ha dato qualcosa di particolare che non ti aspettavo? Che non mi aspettavo forse Pessina, perché non l'avevo visto mai giocare, solo qualche partita al mondiale, è veramente bravo, un bel giocatore che secondo me farà grande carriera, però per quanto riguarda anche i più esperti che sono arrivati devo dire che sono tutti dei bravissimi ragazzi, oltre che essere dei giocatori importanti, perché hanno giocato anche in Serie A e quindi sono giocatori veramente importanti, però
siamo veramente un bel gruppo e i giocatori nuovi che sono arrivati hanno aumentato il nostro livello del gruppo e anche come persone umanamente ci stanno dando una grossa mano. Parlo soprattutto di Capelli, Giorgi, quelli che sono arrivati gli ultimi giorni, ci stanno dando una grossa mano. Che ti pare per adesso delle squadre che hai visto? È la solita Serie B tignosa in cui non si può dire niente, oppure hai avuto l'impressione contro qualche squadra, o magari anche solo vedendola in TV, di dire ecco, questi forse hanno una scintilla, insomma? Ma secondo me sarà un campionato come al solito equilibrato, dove magari una o due squadre riusciranno ad avere la meglio, però penso che forse Frosinone e il Palermo abbiano qualcosa in più delle altre. Dal punto di vista tecnico, credo, il Palermo l'abbiamo affrontato, è veramente una bella squadra. Il Frosinone, ho visto diverse partite, giocano bene, hanno diverse qualità soprattutto in avanti, però per il resto penso che sia un campionato equilibrato dove tutte le squadre possono dire la loro e quindi c'è da lottare ogni partita, da dare il massimo, perché sappiamo che il campionato è lungo, è difficile, però possiamo dire la nostra perché siamo una buona squadra. Grazie Pietro. Prego, arrivederci.